Ciao ragazze, allora nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo sarà un video un po' particolare. Ho infatti pensato di unire un video haul con tutti gli ultimi acquisti e prodotti ricevuti dalle aziende dell'ultimo mese insieme a qualche regalino di Natale. Infatti per quest'anno non sono riuscita a girare il video riguardante solo i miei regali di Natale. E come avete visto, sono sparita e sparirò anche un po' in questi giorni da YouTube perché diciamo che partirò per finalmente, anzi, forse adesso che vedrete questo video sarò già in volo, partirò per il mio viaggio di nozze. Vi invito quindi a seguirmi su Instagram, precisamente sulle Instagram Stories. Lì infatti posso aggiornarvi su tutto, su tutte le novità che vedo in giro, ma anche appunto su parte della mia vita, ecco. Volevo farvi questa piccola premessa prima di iniziare con il video haul, perché penso che questo sia uno degli ultimi video che vedete qui sul canale. Per questo mese di gennaio, non volevo lasciarvi così senza neanche un minimo di spiegazione. Volevo appunto dirvi che sì, ci sono, ma ragazze, lasciatemi un pochettino di tempo. Come sapete, mi sono sposata a settembre e prima di gennaio, per questione di tempo, cioè proprio di tempo atmosferico, non ho potuto fare il viaggio di nozze e quindi ecco, fra pochissimi giorni partirò e non vi svelo niente, vedrete tutto su Instagram. Come ragazzi andrò in un posto in cui è davvero molto importante sapere una lingua inglese, sono stata contattata proprio in questi giorni da ABBA English, che è un'app che praticamente mi sta aiutando in queste ore prima della partenza a migliorare un pochettino il mio inglese. Qui spesso mi criticate che pronuncio male determinati termini, io mi scuso sempre con voi. Ho bisogno anche io, appunto, di approfondire ed imparare al meglio, appunto, la lingua inglese. Sono stata davvero contenta quindi di provare questa applicazione perché è davvero molto semplice da utilizzare e soprattutto davvero molto formativa. È praticamente un'accademia digitale che si può frequentare, tra virgolette, tramite il computer, con la loro app o da tablet. Naturalmente non è importante il livello da cui si parte, vi sono infatti delle lezioni, dei corsi, secondo proprio il proprio livello di interesse e la propria conoscenza della lingua inglese. ABBA English comprende 144 ABBA film creati proprio da loro, sono dei veri e propri cortometraggi, video lezioni di grammatica. Vi lascio naturalmente nell'info box tutti i loro riferimenti e volevo ringraziare molto ABBA English per l'enorme opportunità che mi ha dato, soprattutto per la mia formazione linguistica. Provatela perché è davvero un'ottima app. Iniziamo ora quindi con il video haul. In primis, Smashbox mi ha inviato il loro nuovo fondotinta tramite Octoly. Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation, che promette una tenuta di 15 ore. Premetto che non ha proprio un buon inci, la confezione è in vetro, molto pesante, resistente, contiene 30 ml di prodotto, quindi ce n'è davvero moltissimo all'interno e ha un PAO di 24 mesi. È un fondotinta non a base di oli, quindi ottimo anche per pelle miste e grasse. La tonalità che ho io è la 2.4 Light Medium. Devo dirvi che rispetto al mio tono di pelle, forse è un pochettino, vedete, troppo scura rossiccia, anche se con un velo di cipria sopra e ben sfumato non è affatto male. L'ho provato su mia mamma più di una volta e devo dirvi che anche su una pelle non proprio giovane è un ottimo prodotto, soprattutto perché, vedete, essendo molto liquido si sfuma davvero facilmente e se con una prima applicazione non si ha la coprenza desiderata, si può assolutamente stratificare. Il modo migliore per applicarlo, secondo me, è assolutamente con una beauty blender oppure in alternativa con un pennello da fondotinta.
Davvero un ottimo prodotto. Lips Maker, ho ricevuto a sorpresa di nuovo un altro pacchettino dei loro burro cacao, con cui davvero mi sono trovata molto bene e che ho capito essere davvero un'ottima idea per i regali di Natale, perché sono stati davvero molto molto apprezzati. Ben 4 nuovi burro cacao e sono il Lips Maker Best Flower Forever, fragranza Strawberry Glow, questo con il packaging carinissimo di Frozen, ma purtroppo ragazze non ha un buon inci in quanto contiene paraffina. Lips Maker sempre by Frozen nella fragranza Winter Berry Frost, comunque hanno un profumo già dall'esterno davvero molto buono. Ancora Frozen, il Lips Maker Red Cranberry Grape, questo qui, e infine l'ultimo è il Blueberry Ice Pop con questo packaging fucsia. Ne apro uno giusto per sentire la profumazione e vedere la consistenza. Comunque ogni burro cacao contiene ben 4 grammi di prodotto, sembrano davvero piccolini, però in realtà vedete all'interno, wow, questo è bellissimo, è celeste, c'è davvero tanto tanto burro cacao. My Beauty Box, anche questo mese ho ricevuto la My Beauty Box, in questo caso quella di dicembre, in cui ho trovato davvero tantissimi prodotti molto interessanti. Si chiama Snow in Beauty, davvero molto carina anche l'illustrazione, ed ha un valore di 63 euro circa, quindi davvero ottimo. Tra l'altro vi ricordo che è sempre attivo il mio codice sconto del 15% sulle My Beauty Box, quindi anziché ad esempio l'abbonamento mensile, anziché pagarlo 14 euro, lo andrete a pagare sugli 11 euro, quindi ottimo. E i marchi coinvolti, vi dicevo, sono Nivea Sun, De Bedda, Vianek, Oxy, Revlon, Nabla. Allora, il prodotto Nivea non l'ho qui in questo momento perché già l'ho dovuto mettere in valigia, mi servirà nei prossimi giorni. Comunque ho ricevuto la crema viso anti-age e anti-macchie FP50, non ha proprio un buon inci in quanto contiene dimeticone. La Oxy Esthétique, ho trovato questa bubble mask viso, azione purificante e detox, devo farla assolutamente questa sera, con estratti di aloe e carbone vegetale. È una maschera in tessuto per, diciamo, un solo uso, e è un cosmetico vegano e vegetale. Ragazze, ha un inci ottimo e è piena zeppa di burri e oli naturali. Di De Bedda As a Flower ho trovato questo mix di vari estratti che servono per fare un vapore botanico al viso. Praticamente si prende una ciotola con dell'acqua, si mette all'interno il contenuto di questa confezione e si fa una sorta di vapore al viso che andrà naturalmente ad aprire i pori, e poi si procede con le varie maschere e i vari trattamenti per aiutare ancora di più la pelle ad assorbire i prodotti che si andranno ad applicare successivamente. È una cosa molto interessante che non vedo l'ora di provare e che non ho mai fatto e mai pensato soprattutto. Riguardo prodotti make up, ho trovato questo correttore di Revlon che si chiama Fill e Blur Concealer, un correttore, vedete, che ha il pump. Lo apriamo insieme, è nella tonalità 05 medium deep e ho visto che ha un colore abbastanza aranciato, quindi ottimo soprattutto per le occhiaie. Vedete, è molto aranciato, secondo me non troppo adatto appunto per i punti neri ma direttamente per il contorno occhi. E ragazze, devo dirvi che non ha proprio un buon inci. Della Frisk White ho trovato poi queste caramelline, della Vianek che ha tantissimi prodotti tutti 100% naturali che hanno un inci ottimo. Abbiamo questa acqua micellare con estratto di Gingo Biloba, la confezione è anche molto grande, contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO di 3 mesi. Devo dirvi che l'ho già provata, è un'acqua micellare abbastanza liquida che ha, ragazze, un profumo fruttato e fiorito davvero ottimo. Infine di Nabla sono stata contentissima di ricevere la mia prima matita labbra, la Nabla Velvet Line Body Language, è una long lasting lip liner e vi faccio magari lo swatch qui. Ragazze, il colore è davvero, cioè guardate, bellissimo, è diciamo un marrone
con base rosata e anche questa non vedo l'ora di provarla. Passiamo ora a un pochettino di acquisti di make up. Inizio con Kiko. Sono stata, se mi seguite su Instagram già lo sapete, alle luminarie a Salerno. Ragazze, se potete andateci perché sono davvero bellissime, e quel giorno ho trovato il negozio Kiko aperto ed era in corso la promozione. Se acquistavi due prodotti, due erano gratis. Con la mia amica Michela abbiamo pensato di fare così, di prendere due prodotti lei e due prodotti io. Lei ha pagato un prodotto e ne ha preso uno gratis, io ho pagato un prodotto e ho preso naturalmente il secondo gratis. Il prodotto a pagamento che ho preso è questo qui, la Sparkling Holiday, questa sorta di polvere universale che è contenuta in questo barattolino di vetro con il packaging oro davvero bellissimo. Anche il packaging esterno è molto carino. Quindi aprendolo contiene questa sorta di polverina bianca che, ragazzi, è svuociata, adesso ve lo faccio vedere, dà una luce davvero bellissima a tutto ciò che mettete sotto. Vedete, dà proprio questa sensazione di luminosità, si può applicare tipo al centro delle labbra, cioè guardate che spettacolo. Me ne sono innamorata subitissimo, ho deciso subito di acquistarlo e ha un prezzo di 11,95 euro mi sembra. E poi, come prodotto gratis, ho deciso di prendermi questo rossetto liquido che indosso su da inizio video, della Sparkling Holiday. Sia un rossetto naturalmente liquido, non matte, stranamente io adoro i rossetti liquidi matte, ma shimmer glitterato, davvero davvero bellissimo. Io lo adoro perché dà una luce stupenda a tutto il viso, ma allo stesso tempo è un colore abbastanza discreto, in quanto non è né un bordeaux né un rosso, ma più diciamo un nude dorato con questi riflessi e micro glitterini oro. Vi ho fatto una testa tanta su Instagram, in tantissimi mi avete sommerso i direct, in tantissime, perché volevate sapere informazioni su questa promozione che è in corso in questi giorni da Douglas. Praticamente da Douglas Limoni e la Gardenia c'è tutto lo stand della Maybelline, quindi tutti i prodotti Maybelline in promozione a 2 euro. Io ho acquistato 4 prodotti e li ho pagati 8 euro anziché 43,46 euro. Allora, il mio stand era saccheggiato, anche se devo dirvi che un bel po' di prodotti erano ancora disponibili. L'unica cosa è che quelli disponibili erano stati aperti, toccati, provati, swatchati, richiusi e rimessi lì. Quindi io non mi sono fidata dei prodotti aperti, ho preso, come potete vedere, solo make up sigillato. In primis, come vi ho detto anche su Instagram, abbiamo la Super Stay Matte Ink Maybelline nella colorazione numero 35 Creator, che è questo colore violetto fucsia. Sulle labbra è abbastanza carino, in quanto tende un pochettino al fucsia e diciamo dà un tono di colore alle labbra. Ve lo consiglio soprattutto, ecco, nel periodo estivo, non tanto adesso per l'inverno. Poi ho trovato una matita per sopracciglia, l'unica che mi sembrava adatta al mio colore è questa, ossia la Brown Pencil, con diciamo la punta da questo lato e lo scovolino pettinino dall'altro lato, e è della colorazione Deep Brown. Le altre che erano rimaste erano davvero troppo chiare. Poi ancora per 2 euro l'uno ho preso naturalmente due mascara, anche se ne avrei voluti prendere almeno altri due, però per lo stesso motivo dei prodotti che erano stati aperti non li ho acquistati. In primis ho preso il The Colossal Big Shot Love Express Mascara, che, ragazzi, io l'ho già provato ed è fantastico. E poi ho preso il Push Up Angel Mascara, questo col packaging viola. Ho fatto un acquisto su Amazon, ho preso questi bellissimi occhiali di cui poi vi lascio direttamente il link nell'info box. Mi piacciono tantissimo, li adoro. Adesso con i capelli legati non rendono neanche troppo l'idea, ma con i capelli sciolti sono davvero bellissimi. Ho acquistato poi da Acqua e Sapone questo nuovo profumo della marca MD ed è il Sensual. È un eau de parfum, contiene 100 ml di prodotto e è un profumo 100% italiano. Mi sta piacendo moltissimo, ha una durata abbastanza buona.
è il dupe perfetto del Narciso Rodriguez o de Toilette. Da Lidl ho preso poi un nuovo olio corpo, questo è della marca Lupilu. Mi piace molto, è un olio idratante a un prezzo tipo di 1,59 euro e l'ho preso in primis perché ha un inci ottimo, è un prezzo ottimo e contiene ben 300 ml di prodotto, e seconda cosa l'ho preso perché ho notato che quest'inverno, soprattutto sulle gambe, ho una pelle molto secca e lo sto utilizzando dopo la doccia con moltissimo piacere. Da acqua e sapone, lo stesso giorno che ho preso il profumo MD, ho voluto provare anche questo prodottino di Maybelline, che vedrete anche questo in un video, ossia il Tatum Brown Easy Peel Off Tint. È semplicemente una tinta per sopracciglia che si applica, si aspettano quei 20-30 minuti, si toglie il peel off e ragazzi, questo è il risultato sia delle sopracciglia, davvero molto bello. Nuovo ordine Colourpop, come potete vedere, perché ho trovato di nuovo le spese di spedizione gratuite, quindi mi sono presa un ombretto che era fra i prodotti in sconto nella sezione sale, ossia il Super Shock Shadow nella tonalità Deep Dive. È un colore davvero molto bello, non è matte, è uno degli shimmer, si sfuma benissimo, ha una pigmentazione assurda, ha anche questi micro glitterini che però si percepiscono davvero solo da vicinissimo. Va molto bene perché comunque per il prezzo che hanno, tipo 3 dollari, quindi sui 2 euro hanno una qualità pazzesca. Infine, qualche regalino di Natale ho ricevuto in questa box della Pupa, Find Beauty in Everyday Life Urban Inspiration, 2 prodotti, ossia una crema corpo e un latte doccia. Entrambe contengono 200 ml di prodotto e hanno un profumo davvero molto molto buono. Tra i regali ho ricevuto anche questo nuovo profumo, ossia il Blue Desire della Police, che adesso ho aspettato a scartarlo perché voglio proprio aprirlo con voi. Ha questo packaging esterno blu e all'interno è, wow, in questo modo molto molto carino, anche se ha questa parte sopra un pochettino plasticosa. Lo metto qui giù perché così si sente, sento la vera profumazione. Oddio, ecco, anche questo penso sia, oddio, questo è il dupe perfetto di Dolce & Gabbana Light Blue. Sì. No, ragazze, devo farvi troppo un video anche su questi profumi, perché penso che vengano anche molto di meno rispetto agli MD. No, vabbè, ringraziate mia suocera perché me l'ha regalato lei. Però ragazze, questo Police, vi faccio rivedere la scatola, Blue Desire, è identico, mamma mia, senti pure tantissimo di Dolce & Gabbana Light Blue. L'unica cosa è che è un eau de toilette, forse la durata non sarà buonissima, ma vi farò sapere magari nei prossimi video. E niente, con questo ragazzi è tutto, vi mando un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!